Elga Bianchikova del Comitato Baia Verde, soddisfatti della sentenza del Consiglio di Stato sul porto? Sì, siamo moderatamente soddisfatti perché noi nel 2003 avevamo già come comitato fatto delle osservazioni sia in comune che in regione, segnalando tutte le varie irregolarità che c'erano nel procedimento e che, essendo una zona destinata a SIC per le praterie di Poseidonia, non si poteva realizzare nessun porto. Queste stesse osservazioni sono state poi recepite nella sentenza del Consiglio di Stato del 2013 e quindi non sarebbero proprio dovuti cominciare i lavori. Adesso purtroppo sono stati cominciati, è stata assegnata una concessione a una SRL da un capitale sociale di 10.000 euro la Finimes e con una fideiussione a garanzia di completamento dei lavori da una fiduciaria sconosciuta che di lì a poco è fallita, quindi senza alcuna garanzia per il completamento del lavoro e quindi l'ospedaletti ha avuto soltanto dei danni da questa operazione, sono più di 10 anni che l'opera già ci ha abbandonata, quindi siamo moderatamente soddisfatti perché dovrebbe abbassare la richiesta danni da parte della FIM, che ricordo è iniziata come 150 milioni di euro contro comune e regione. Ma adesso ci sono queste che sono macerie, scogli gettati e ferro arrugginito, sì. Qual è il futuro però di quest'area? Secondo lei? So dal sindaco che ha intenzione di procedere quando, se si troverà un accordo con la FINIM e con i creditori del fallimento della FINIM, con un bando di iniziativa ad evidenza pubblica, perché la grande errore iniziale di fondo è stato seguire un progetto di un privato, invece facendo un progetto di iniziativa pubblica dove verranno chieste garanzie di una società con un capitale sociale elevato che abbia fatto determinato fatturato negli anni precedenti e con una fideiussione di una primaria compagnia assicurativa o bancaria che dia la garanzia di terminare i lavori. La vera incognita è se con la crisi economica che c'è si troverà un investitore disposto a rilevare questa operazione. Che cosa vuol dire per lei, che abita a Spedaletti, convivere con questa situazione di degrado, di abbandono? Ma per me, come per tutti gli abitanti e i commercianti, è stato un danno economico e di immagine molto elevato, perché è evidente che con uno scempio di questo tipo tanti turisti, ma tanti anche proprietari di seconde case, non sono più venuti a trascorrere le proprie vacanze e quindi avremmo dovuto chiedere noi come comune di Spedaletti, secondo me, i danni alla fine, per i danni veramente di immagine all'economia che ha fatto. Speriamo che si risolva quanto prima, a questo punto che venga completato col meno cemento possibile, ma che venga finito.